in un punto un po' strano, accompagnato dallo scampanellio di qualche animale. Guardate cosa compare qua. Ah, che bello. Ah, che meraviglia. Vediamo di non fare dei danni. Ritrova la luce. Luce, luce. C'è tutto il resto, c'è. Perché non esce? Mi spiace danneggiarla, mi spiace schiacciarla. Bella. Eccola qua, in tutta la sua interezza. Un po' schiacciata perché era lungo il sentiero, però è ancora fantastica. Oh, che meraviglia. Bella, bella. Direi che stiamo iniziando bene. Questa copricipolla di un orologio è da pulire, quindi cosa c'è fuori, perché ha già una spaccatura e non vorrei farle ulteriori danni. La finirò a casa, la pulizia. Poi, questo è il primo. Secondo, era un po' fastidioso nello scavare questo buco qua, perché è un buco già formato, non vorrei che qualche animale mi sono rischiato di non riuscire questa bella piccolina copriamo. Non ha scritte, non ha marchi, però è bello, è sano, è una rottura. Ok, siamo sotto una trincea, segnale forte, sento cosa campare, prendo un piccone, vediamo. E lo è. Mi sembra italiano, però vedremo poi. Ottimamente conservato. Quando è così è sempre un piacere trovarli. Usato poco, io è vero, eh. Mi punta un pochettino. Allora, sono all'interno di una trincea italiana, ho fatto tre scavi, 1, 2, 3. Primo scavo ho trovato questo, vedo che c'è una parte della bomba, un proiettile, ok. Secondo scavo che è lì, è emerso una guancetta di una bomba sidero M16 austriaco, qualche buchetto ce l'ha. Terzo scavo, questo qui, è emerso prima questo pezzo di legno che mi sembra alquanto vecchio e poi sempre una guancetta di sigaro, l'altra parte probabilmente, ma quando l'ho girata c'è il suo fermo di quella pallina che teneva fermo il sistema per farlo detonare. Solo che io pensavo fosse un ferro, invece attenzione, è in acciaio inox. Non sapevo cos'è. Era così bella. Come facevo a non farlo in altro video? Da questa bella radura abbiamo fatto una piccola movimentazione di superficie, che lo troviamo qua. Sempre una guancetta. Abbiamo un ospite che lo riponiamo poi nella sua casa. Bello, bello. Oh, e c'è anche la seconda parte, tutte e due. Questa è un po' fratturata, però sono due insieme.
cappello. Da questo buco è saltato fuori questo, che è un meccanismo di qualche ordigno, bisogna capire quale, comunque è vuoto, quindi possiamo tranquillamente portarcelo a casa. Quattro anni fa ero salito da questa piccola salita e oggi è così. Io mi ricordo che trovavo dietro le rocce molto grandi le cartucce austriache, segno che loro erano proprio, si erano messi nascosti dietro questi grossi massi per sparare in alto qua sopra. Oggi, poi venendo avanti, poi ho trovato anche dei pezzi di schiacciapatate che usavano loro durante gli attacchi. Oggi è impraticabile e quindi qua si potrà di nuovo trovare fra chissà quanti anni. Scendendo giù dall'alto invece ho trovato prima un pezzo di bomba, probabilmente di termos. Qui abbiamo un altro segnale, adesso vediamo. Ops. Questo è quello che rimane, ahimè, di un 37. Io non lo conosco e quindi lo lascio qua. La punta non c'è più, meglio non toccarlo, lo lasciamo qua a riposare ancora un po'. A parte il salire e scendere le colline, le montagne, si trova poi a un certo punto a dover decidere cosa fare quando si fanno degli scavi così profondi, pardon, movimenti di superficie così profondi. Io so già cosa c'è là sotto ed è un badile, dovrebbe essere italiano, ma guardate che profondità, 40 centimetri, ma io devo allargare molto di più per tirare fuori un badile. Ecco qua, alla fine ce l'abbiamo fatta, con tanti sforzi, tanto sudore, beh, diciamo che è messa bene, era in profondità, forse la profondità l'ha salvata, era in superficie probabilmente era più corrosa. Speriamo che sotto ci sia qualcosa, ma è solo una vana speranza, proviamo. Niente di niente. Vabbè, accontentiamoci. E dopo bisogna anche ripristinare il buchetto. Trincea, sempre italiana, mi sono spostato, altra zona. Questa è una costruzione di cover, trincea, qua mi si è crollata la trincea, poi ho fatto un piccolo saggio qui, mi devo un segnale e vedo spuntare qualcosa che sembra un chiodo conficcato in un legno, quindi avrà tenuto insieme due travi. Ci troviamo sotto le linee italiane,
qui abbiamo i resti di un filo spinato qua. A due fili ritorti, segnale buono, scavo la movimentazione bella grande e vedo che c'è una specie di tubo, per me è la punta di un compressore, difatti è proprio la punta. Fortunati loro che avevano il compressore per bucare le rocce. Questo è il modello corto, esiste anche il modello lungo, poi l'hanno riutilizzato per, come piccone, come punta. Magari potevano utilizzarlo anche per reggere il filo spinato a un certo punto. Un altro albero abbattuto, ho provato a cercare qualche segnale sotto, infatti sento un suono e oppalala, un'altra punta di quelle per fare i buchi nella roccia. Anche questo riutilizzato, ci hanno picchiato sopra le gran martellate. Messi a confronto, uno, il primo era un po' più cicciottello, il secondo un po' più madre. Vicino alla punta del percussore, altro segnale, quello che sembra essere la punta di una bomba da fucile Benaglia. Proseguo e attenzione, un nuovo foro, estraggo il fodero messo un po' male in un pugnale di un baionetto a terra. Altra buca per trovare, attenzione, una bella matassa di filo di filo spinato, parte da qua e arriva fino a questo buco, quindi sono 10 cm di filo spinato.